Quando si fa un corso di avvicinamento ai vini di Borgogna o anche da soli si approfondisce quella zona vitivinicola semplicemente magica, beh, quello che si trova scritto un po' dappertutto è che nella zona della Côte des Bons si trovano i grandi vini bianchi a base Chardonnay, mentre nella zona della Côte des Nuits ritroviamo quegli straordinari Pinot Noir, vini rossi 100% con quei profumi così speziati, così sensuali, così orientaleggianti. Beh, però non c'è momento in cui si parla di vini di Borgogna che non si possa essere decisamente contraddetti. E il vino del video di oggi ne è sostanzialmente la prova vivente, perché oggi andiamo a degustare questo vino che si chiama Bon Grève Premier Cru 2019 del Domaine Rapet, che è un vino le cui vigne sono ubicate nella zona delle Côte des Bons, ma parliamo di Pinot Noir e non di Chardonnay. Quello che è pazzesco, amici miei, e i nerd della Borgogna che mi seguono costantemente su questo canale lo sanno benissimo, è che quella vigna dà vita in mano a un produttore bravo, ha profumi così ammaglianti, ha eleganza così elevata che alla cieca, insomma, sarebbe molto complicato dire bon, o in qualche modo alla cieca quel vino lì metterebbe dietro decine e decine di vini della Côte des Nuits. Il Domaine Rapet è un domain storico che ha origine addirittura nel 1700. Oggi è Vincent Rapet che lo gestisce. Io l'ho conosciuto personalmente questo vigneron ed è un vero vigneron. Quello che è interessante di Vincent Rapet, l'attuale gerente, è che gestisce sia la coltivazione sia la vinificazione con assoluto buon senso. Poco utilizzo di chimica, il minimo possibile nella vigna, mentre dal punto di vista della vinificazione si utilizzano lieviti indigeni, pochissima solforosa quando è necessario, filtrazioni al minimo e soprattutto l'utilizzo del legno mai troppo invasivo. Normalmente per la fermentazione, ma anche per la vinificazione, si utilizza un 20, massimo 30% di legni nuovi. Questa vigna, la vigna di Grève, è famosissima ed è sostanzialmente la vigna anche più famosa della zona di Bonn, uno per la sua estensione globale, è la vigna più grande, e inoltre anche perché dà vita, appunto come ho detto all'inizio, a vini che sono molto diversi da quelle delle altre vigne di Bonn, perché sono vini decisamente più fini, sottili e con grande dettaglio. La parcella del Domaine Rapet è una parcella che ha un'età media delle vigne molto elevata, oltre i 50 anni, una esposizione che va da circa 230 a 270 metri per quanto riguarda le sue vigne, e soprattutto quello che è caratteristico del Domaine Rapet nella vinificazione di questa particolare vigna è che ricerca sempre una maturità completa nelle uve, quindi anche il frutto è sempre un frutto da giovane abbastanza presente. Quello che degustiamo oggi è l'annata 2019, uno dei primissimi assaggi che facciamo di questa meravigliosa vendemmia considerata semplicemente grandissima, ma adesso andiamo nel bicchiere. Abbiamo decantato il vino per tirar fuori tutti i profumi possibili, adesso ne mettiamo un po' nel bicchiere, amici miei, e già il colore è un colore un po' diverso dai classici vini di Bonn. I vini di Bonn hanno un colore tendenzialmente più scuro rispetto a questo, che invece è un rosso rubino, ma decisamente più trasparente, con una bellissima limpidezza. Il naso ti stordisce e non ti dà possibilità di riprenderti. È un naso veramente strepitoso, è un naso caleidoscopico. È un naso che tira fuori dei profumi che sono molto sottili. Mi aspettavo una frutta un pochino più potente e invece è una leggera fragola che viene fuori. C'è anche una leggera nota di ribes, ma sempre in punta di piedi, piccoli frutti rossi. E poi è la spezia che viene fuori, quasi come se fossimo davvero un po' nella Côte des Nuits. È incredibile. Chiodi di garofano, una leggera nota di vaniglia. E anche un po' di cannella. Amici miei, questo naso è un naso strepitoso. In bocca, quello che contraddistingue la vigna di cui stiamo parlando, Le Grève, è questo connubio bellissimo di tannino che c'è, lo senti, ma è morbido, è comunque levigato, mai aggressivo, però ti fa sentire che c'è grip, soprattutto quando è giovane il vino, ma poi una finezza, una lunghezza, una rotondità. Un vino pieno, succoso, ma dalla trama fitta e setosa. Un vino elegantissimo. Quindi se devo dire
qual è la caratteristica principale di questo vino di Vincent Rappé 2019 Bon Premier Cru Le Greve, è senza dubbio, amici miei, un'eleganza fuori dal comune. Quello che mi piace tanto anche di queste bottiglie è che si possono mettere in cantina e dimenticarle, perché forse questa vigna è una delle vigne più longeve in assoluto che si possono trovare in tutta la Borgogna. Adesso tocca a voi assaggiare questo vino meraviglioso. Non voglio parlarvi di abbinamenti, perché questo vino veramente lo berrei così, senza niente, amici miei. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e mi raccomando, ricordatevi di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Alla prossima!